Che posizione porta con questa sua candidatura da segretario? Bisogna spiegare a cosa serve l'Europa. Il riscaldamento globale, gli scienziati dell'ONU dice, distruggerà le prospettive di salute e di vita delle persone. La scienza, la ricerca scientifica, da quello dipende la qualità della nostra vita. Allora, sono temi che non si fermano alle frontiere nazionali, sono temi per i quali serve l'Europa, ma un'Europa democratica, federale, ecologista, come deve essere più Europa, e aggregare tutte le forze che ritengono queste delle priorità e che sanno che gli stati nazionali da soli sono impotenti a governare le grandi questioni del nostro tempo. Quindi alle europee con i verdi, non con Calenda. Io dico con chi ci sta su degli obiettivi concreti, che non sono quelli di tenere insieme delle burocrazie politiche o partitiche o salvare la vecchia classe dirigente che ha enormi responsabilità per il punto di dove siamo arrivati ora, ma sono iniziative per attivare la cittadinanza europea, per esempio per dire meno tasse sul lavoro, tassiamo invece il consumo e la, diciamo, il consumo delle risorse ambientali le emissioni inquinanti. Ecco, una conversione ecologica del fisco e dell'economia è quello attorno al quale ci possiamo unire con un obiettivo che aggreghi altre forze politiche. C'è stata un'esplosione di tesseramenti, anche qualche movimento strano, la preoccupa? Ma io penso che sia sempre bene che ci sia entusiasmo, dopodiché un partito è uno strumento, non è un fine. Spero che sia per tutti lo strumento per creare nuove libertà utilizzando la forza della dimensione dell'orizzonte della speranza europea per i diritti di tutti.